piacere poi tanti, eh. Vabbè, allora, cerchiamo di, chiaramente, di ottimizzare i tempi, no? Per cercare di fare tutte le cose che voi dovete conoscere. Allora, sperando che non piova. Tanto, veramente, perché? Ma io penso che tende. Qui non piove mai lungo. Sì, me l'hanno detto parecchie volte. Siamo già su un orario che forse ci siamo salvati. No, no, ancora no. Allora, ascoltatemi. Noi oggi ho detto che dobbiamo fare, finiamo di vedere la partenza dei blocchi, no? Per concludere quella progressione che abbiamo visto stamattina. Però chiaramente adesso, visto che voi comunque vi dovete muovere un po', chi dovrà provare, vi faccio vedere anche altre cose che vi possono essere utili per la fase di riscaldamento, no? Apriamo un po' il discorso del cambio del testimone, del passaggio del testimone e della staffetta, perché molto spesso succede questo, che anche qui si va sempre alla conclusione, cioè si prendono i ragazzi, si mettono nelle zone dove devono fare la staffetta, cambia a tutta velocità e i ragazzi non hanno nessuna padronanza nel gestire perlomeno il passaggio del testimone, no? Quindi anche qui si tratta di fare un percorso e di costruirlo. Come si può costruire? Intanto vi faccio vedere come si sfrutta la fase di riscaldamento, cioè quando i ragazzi arrivano e voi li dovete comunque far muovere per mettere in moto, per scaldarsi, per prepararsi al lavoro successivo. Quindi la fase di riscaldamento può essere sfruttata, oltre per tutte quelle cose che abbiamo visto stamattina, anche per imparare i ragazzi a far passare il testimone. Ok? Che cosa si può fare? Se ci sono molti testimoni, ma se no si procurano, perché insomma bastano pure dei pezzi di legno, dei manici di scopa tagliati, dei pezzi di asta che non servono più, insomma si possono utilizzare, però sui campi i testimoni ci sono. Si può iniziare a far capire come si deve fare il passaggio del testimone. Ci si mette a coppie, quello che faremo noi, e si fanno i cambi in andata e ritorno, ovvero chi sta dietro passa il testimone, chi sta avanti lo prende e lo restituisce, nel frattempo si corre. Non viene andato il cestino sotto, quello coperto. Voi dite? Sì, e poi si ritorna qua. C'è un presentimento che forse piove, ma proprio forse. Ma proprio... Ma il vento va di... No, ci sono le colombe, non piove, non piove. È un segno positivo. Quali colombe? Positivissimo. Le colombe. Le colombe. Ah no, sono gabbiani. Allora, vabbè. Poi casomai poi roviniamo. Aspettiamo l'acquazzone. Andiamo giù nei sotterranei. Non abbiamo arrivato.